Si chiama Chef al 17, la scuola di cucina inaugurata dall'agenzia formativa Cescot di Confesercenti all'Arezzo Fiere e Congressi. Abbiamo letto, leggiamo sui giornali che spesso manca personale nelle sale, manca personale nelle cucine. Noi crediamo, avendo realizzato questa struttura, di far mettere le mani sui piatti e quindi di appassionare i ragazzi anche a questo mestiere, che riteniamo ci sia grandi possibilità di sviluppo legato al turismo, ma legato anche al fatto che le persone mangiano sempre più spesso fuori casa e quindi utilizzano la rete dei ristoranti. La rete dei ristoranti ha bisogno di personale e quindi noi cerchiamo di preparare il personale per la rete dei ristoranti. Questo territorio sempre più si sta qualificando per le sue eccellenze. Le eccellenze di tipo artistico le conosciamo, quelle che ci aggiungiamo a livello musicale lo sapete tutti, ma non dobbiamo mai scordarci che siamo la città capoluogo di un grande territorio provinciale che tra le sue eccellenze anche a quelle agroalimentari, che se opportunamente veicolate e diciamo proposte alla massa turistica possono diventare un ulteriore motivo attrattivo e creare ulteriori posti di lavoro. Un investimento dunque sulla formazione e sui giovani con una struttura innovativa realizzata in uno spazio polifunzionale e ben attrezzato per ospitare corsi ed esercitazioni pratiche legate al mondo della ristorazione. Per accedere ai corsi basta mettersi in contatto con il Cescot, noi siamo sempre a disposizione per ricevere le iscrizioni e per dare informazioni a tutti gli interessati. Per quanto riguarda chi potrà accedere ai corsi non ci sono particolari preclusioni, si va dai ragazzi appena usciti dalla scuola che vogliono qualificarsi nel settore della ristorazione e per trovare lavoro. Abbiamo corsi di qualifica professionale per cuoco, corsi di qualifica professionale per addetto sala bar, piuttosto che i professionisti del settore. Noi organizzeremo corsi di formazione anche per chi è già chef, che però ha bisogno di specializzarsi, e poi perché no, anche quelli che noi consideriamo gli amatori. Molti ragazzi sono proprio propensi a lavorare con le mani e a mettere in atto tutto quello che hanno come talento, quindi dare queste opportunità per la Regione Toscana è sicuramente un pregio. Noi abbiamo dei finanziamenti proprio specifici per questi progetti e cogliamo questa occasione di Confesercenti, che veramente ha messo in atto un'attività esperienziale e laboratoriale di eccellenza. Nell'aula 16 postazioni, alla quale si aggiunge quella del docente, e un maxi laboratorio super attrezzato. Ci hanno chiesto di fornire per le docenze i nostri associati, i nostri professionisti dell'associazione. Noi abbiamo fortuna che tra i nostri associati abbiamo tanti che hanno già fatto docenze, sono esperti in questo settore qui, poi anche noi come federazione abbiamo fatto dei corsi formalizzanti apposta per i nostri docenti, per cui siamo ben messi e siamo contenti di questa chiamata.